Il Pescara vuole rifare le fasce. Il DS Daniele Dellicarri è vicino a due colpi che rispondono ai parametri fissati per questa stagione. Calciatori giovani e forti in grande ascesa. Lorenzo Milani e Matteo Saccani sono cursori la cui bravura il Pescara l'ha assaggiata sulla sua pelle, soprattutto in riferimento a Milani, che lo scorso 21 novembre fece a fette il Delfino nella trasferta di Pontedera. Un gol, una doppietta sfiorata e in pratica un assist per il giocatore classe 2001, livornese di nascita ma poi cresciuto facendo la trafila delle giovanili dell'Empoli. Una stagione al Grosseto e le ultime due al Pontedera. Dellicarri è al lavoro per formalizzare l'accordo con l'Empoli e dare al tecnico Alberto Colombo un primo rinforzo in un settore del quale non fa più parte Mardocin Zita, finito al Birshot, e nel quale valutazioni andranno fatte su Alessio Rasi, che dallo scorso 6 febbraio non ha più giocato alcun minuto, e Paolo Frascatore, che da scontento ha portato a termine la stagione ritrovando un ruolo di primo piano solo con la gestione Zauri prima dell'infortunio. L'esterno romano vorrà vedere l'aria che tira prima di fare una mossa e chiedere eventualmente la cessione. Sul fronte destro Matteo Saccani è un altro giocatore di grande spinta, reduce da un'ottima stagione a Pesaro, 37 presenze e un gol, è tornato al club di appartenenza, il Sassuolo, che potrebbe optare per un altro prestito in biancazzurro. Una annotazione: Milani e Saccani hanno fatto benissimo da quinti, ma a Pescara, in caso di arrivo, dovranno adeguarsi alle idee di Colombo, che opterà di base per una difesa a 4. Restano caldissime le due piste per l'attacco, l'argentino Facundo Lescano e Luigi Cuppone. Per l'arrivo di Lescano si continua a lavorare ad uno scambio di cartellini, c'è da convincere Luca Clemenza a fare il percorso inverso, destinazione Chiavari, dove sarebbe l'erede di Schenetti. Discorso impostato col Cittadella per Cuppone, corteggiato anche da altre big di C come il Catanzaro, che ha però il reparto avanzato pieno di grandi firme e dovrebbe prima liberarsi di alcuni di questi contratti. Sul fronte delle uscite, oltre ai soliti nomi di Sorrentino, Veroli, Delle Monache, ma anche i rientranti Bocic e Borrelli, occhio ad una situazione interessante per il Delfino che vi avevamo anticipato lo scorso inverno. Edgar Elizalde, che col Peñarol ha vinto un titolo uruguaiano, ma il prestito scade tra due giorni, è appetito da club argentini, Independiente in particolare, e dell'MLS. In passato si è parlato delle due franchigie di Los Angeles, FC e Galaxy. In quest'ultima squadra ritroverebbe il connazionale ed ex capitano del Pescara Gaston Brugman, prossimo alla firma. Non tagliato fuori dal discorso lo stesso Peñarol, e nelle casse del Delfino potrebbe entrare un importante tesoretto da reinvestire sul mercato.